Lettura di Matteo capitolo 13. Quel giorno Gesù uscì di casa e andò a sedersi in riva al mare. E si radunò attorno a lui una folla così numerosa che egli salì su una barca e si mise a sedere, mentre tutta la folla stava in piedi sulla spiaggia. Quindi parlò loro di molte cose, servendosi di parabole. Disse: Ecco, un seminatore uscì per seminare. Mentre seminava, alcuni semi caddero lungo la strada e vennero gli uccelli e li mangiarono. Altri caddero in un luogo roccioso dove non c'era molto terreno e subito germogliarono perché il terreno non era profondo. Ma quando il sole si alzò, bruciò i germogli e siccome non avevano radici, si seccarono. Altri semi caddero fra le spine e le spine crebbero e li soffocarono. Altri ancora caddero sul terreno eccellente e iniziarono a dare frutto, questo 100, quello 60, l'altro 30 volte tanto. Chi ha orecchi ascolti. Allora i discepoli gli si avvicinarono e gli dissero: Perché parli loro usando parabole? Lui rispose: A voi è concesso di capire i sacri segreti del regno dei cieli, ma a loro non è concesso. Infatti, a chi ha sarà dato dell'altro e sarà nell'abbondanza, ma a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. Per questo parlo loro usando parabole, perché guardano ma non vedono, e odono ma non ascoltano né capiscono. E nel loro caso si adempie la profezia di Isaia che dice: È vero che udrete, ma non capirete affatto, ed è vero che guarderete, ma non vedrete affatto. Il cuore di questo popolo è infatti diventato insensibile, e con gli orecchi hanno udito rimanendo indifferenti, e hanno chiuso gli occhi affinché non vedano con gli occhi, non odano con gli orecchi, non capiscano con il cuore e non si convertano, e io non li guarisca. Comunque, felici i vostri occhi perché vedono e i vostri orecchi perché odono. In verità vi dico, molti profeti e uomini giusti desiderarono vedere le cose che voi vedete, ma non le videro, e udire le cose che voi udite, ma non le udirono. Ascoltate dunque la parabola dell'uomo che seminò. Quando qualcuno ode la parola del regno, ma non la capisce, il malvagio viene e porta via ciò che è stato seminato nel suo cuore. Questo è il seme seminato lungo la strada. Quanto a quello seminato in un luogo roccioso, questo è colui che ode la parola e subito l'accetta con gioia. Tuttavia non ha radici in sé, ma dura per poco e sorta la tribolazione o la persecuzione a motivo della parola, subito viene meno. Quanto a quello seminato fra le spine, questo è colui che ode la parola, ma le preoccupazioni di questo sistema di cose, il fascino ingannevole delle ricchezze, soffocano la parola e questo diventa infruttuosa. Quanto a quello seminato sul terreno eccellente, questo è colui che ode la parola e la capisce, ed effettivamente porta frutto e produce, questo 100, quello 60, l'altro 30 volte tanto. Narrò loro un'altra parabola dicendo: Il regno dei cieli può essere paragonato a un uomo che seminò seme eccellente nel suo campo. Mentre gli uomini dormivano, il suo nemico venne, seminò della zizzania in mezzo al grano e se ne andò. Quando lo stelo crebbe e produsse frutto, allora comparve anche la zizzania. Quindi gli schiavi del padrone di casa vennero a dirgli: Signore, non avevi seminato seme eccellente nel tuo campo? Come mai allora c'è la zizzania? Lui rispose loro: È stato un nemico, un uomo a farlo. Gli schiavi gli dissero: Vuoi dunque che andiamo a raccoglierla? Lui rispose: No, perché raccogliendo la zizzania potreste sradicare con essa anche il grano. Lasciate che entrambi crescano insieme fino alla mietitura. E al tempo della mietitura dirò ai mietitori: Prima raccogliete la zizzania e legatela in fasci per bruciarla, poi radunate il grano nel mio granaio. Presentò loro un'altra parabola dicendo: Il regno dei cieli è simile a un granello di senape che un uomo prese e seminò nel suo campo.
Si tratta in effetti del più piccolo di tutti i semi, ma una volta cresciuto è la più grande delle piante dell'orto e diventa un albero, tanto che gli uccelli del cielo vengono e trovano riparo fra i suoi rami. Presento loro un'altra parabola. Il regno dei cieli è simile al lievito che una donna prese e impastò con 3 grosse misure di farina, finché l'intera massa fu fermentata. Gesù disse tutte queste cose alla folla, servendosi di parabole. In effetti, senza parabole, non parlava loro, affinché si adempisse ciò che era stato detto tramite il profeta. Aprirò la bocca per pronunciare parabole, proclamerò cose nascoste sin dalla fondazione. Poi, dopo aver congedato la folla, entrò in casa. I suoi discepoli gli si avvicinarono e gli dissero: spiegaci la parola della zizzania nel campo. Lui rispose: il seminatore del seme eccellente è il figlio dell'uomo, il campo è il mondo. Quanto al seme eccellente, questi sono i figli del regno, mentre la zizzania sono i figli del malvagio, e il nemico che la seminò è il diavolo. La mietitura è la conclusione di un sistema di cose, e i mietitori sono gli angeli. Perciò, come la zizzania è raccolta e bruciata nel fuoco, così avverrà la conclusione del sistema di cose. Il figlio dell'uomo manderà i suoi angeli, e questi raccoglieranno fuori dal suo regno tutte le cose che portano a peccare e le persone che praticano l'illegalità, e le getteranno nella fornace ardente. Là piangeranno e digrigneranno i denti. A quel tempo i giusti risplenderanno fulgidamente come il sole nel regno del Padre loro. Chi ha orecchi, ascolti. Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto in un campo, che un uomo trovò e nascose di nuovo, e per la gioia che provava andò e vendette tutto ciò che aveva e comprò quel campo. Il regno dei cieli è simile anche a un mercante viaggiatore che cercava perle preziose. Trovata una perla di grande valore, se ne andò, vendette immediatamente tutte le cose che aveva e la comprò. Il regno dei cieli è simile anche a una rete a strascico calata in mare che raccolse pesce di ogni specie. Quando fu piena, i pescatori la tirarono sulla spiaggia e una volta seduti raccolsero quelli buoni in 10 pienti, mentre quelli inadatti li buttarono via. Così avverrà la conclusione del sistema di cose. Gli angeli usciranno e separeranno i malvagi dai giusti e li getteranno nella fornace ardente. Là piangeranno e digrigneranno i denti. Siete riusciti a capire tutto? Gli risposero: sì. Quindi lui disse loro: stando così le cose, ogni insegnante che è stato istruito riguardo al regno dei cieli è simile a un uomo, a un padrone di casa, che tira fuori dal suo tesoro cose nuove e cose vecchie. Quando ebbe concluso queste parabole, Gesù partì di là. Arrivato nella propria terra, si mise a insegnare nella loro sinagoga, così che si stupivano e dicevano: come fa quest'uomo ad avere una tale sapienza e a compiere tali opere potenti? Ma non è il figlio del falegname? Sua madre non si chiama Maria, i suoi fratelli Giacomo, Giuseppe, Simone e Giuda? E le sue sorelle, non vivono tutti qui da noi? Come fa allora a dire e a fare tutte queste cose? Essi rifiutavano di credere in lui. Ma Gesù disse loro: un profeta è onorato ovunque, tranne che nella sua terra e nella sua casa. E lì non fece molte opere potenti a causa della loro mancanza di fede.